Ringrazio il tesoriere uscente Carlo Cicarelli. Abbiamo adesso all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento del congresso e l'approvazione dell'ordine dei lavori. Il regolamento del congresso è stato uniformemente distribuito, credo, più grosso modo in tutti i tavoli. L'ordine dei lavori ho dato lettura in precedenza. Propongo uno spostamento, il saluto degli ospiti. Una questione appunto di ovvia cortesia, proporrei di anticiparlo a immediatamente dopo l'approvazione dopo l'eventuale approvazione delle relazioni e del bilancio. Quindi con questa modifica io chiedo l'approvazione dell'ordine dei lavori per alzata del cartellino. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Sì, lo so. Allora, con il prezioso ausilio del tesoriere diamo per approvato l'ordine dei lavori. Tesoriere colpista, il presidente è qui, chi vi parla. Procediamo ora alla votazione del regolamento del congresso. Chi è favorevole può alzare il cartellino. Chi è contrario? Astenuti? Va bene, anche il regolamento del congresso si dà per approvato. Passiamo ora all'approvazione delle relazioni del segretario uscente e del tesoriere uscente come annesso bilancio. Procediamo ovviamente in maniera disgiunta, per cui chi è favorevole ad approvare la relazione del segretario uscente Maria Giovanna Devetag può alzare il cartellino. Chi è contrario? Astenuti? Si dà per approvato. Direi un applauso a questo punto per il lavoro del nostro segretario. Procediamo ora alla votazione della relazione e dell'annesso bilancio, che è stato distribuito, okay, del tesoriere uscente Gabriele Ceccarelli, nel modo usuale. Chi è favorevole può alzare il cartellino. Chi è contrario? Astenuti? Ok, approvata anche la relazione con l'annesso bilancio, anche per il nostro segretario, credo, per il nostro tesoriere, pardon, per il ottimo lavoro fatto, credo, un applauso. Allora, invito gli iscritti che intendono appunto segnarsi per parlare al dibattito generale di farmelo sapere, di darmi il loro nominativo, io prendo nota. Procediamo adesso a dare la parola agli ospiti per un saluto. Il termine per l'iscrizione a parlare verrà dato nello svolgimento del nostro congresso. Ancora è prematuro, adesso vediamo un attimo quali saranno i tempi. Ho quale ospite segnalata per prendere la parola, Barbara Balsamo. Prego, può avvicinarsi. Allora, io vi ringrazio dell'invito, vi ringrazio anche dell'accoglienza calorosa che appunto dedicate sempre ai vostri ospiti, non è da tutti. E sono molto contenta di partecipare a questo vostro congresso oggi, perché ero presente nell'emozionante momento in cui siete nati. So quali sono state le premesse che hanno scaturito poi il desiderio di far nascere parte in causa. Conosco personalmente quindi Maria Giovanna, Gabriele, so cosa ha spinto e ha motivato la costruzione, direi proprio costruzione, di questa associazione, che in quest'anno ha lavorato tantissimo. Dalla relazione di Maria Giovanna si evince chiaramente che abbiamo collaborato molto frequentemente e con grande piacere e soddisfazione, ottenendo anche molto spesso risultati ragguardevoli, seppur ovviamente da un'ottica prettamente antispecista, sempre molto minimi, perché
ci troviamo di fronte a una montagna insormontabile da dover scalare insieme. Il mio piccolo intervento in questa occasione è semplicemente di ringraziamento, di sostegno. Sposo a titolo personale e anche a nome dell'Associazione per Animalia Veritas le diverse osservazioni e considerazioni fatte da Maria Giovanna in merito alle varie questioni che ha snocciolato poc'anzi. E a tale proposito vorrei sottolineare come, per quello che concerne in particolare per Animalia Veritas, riteniamo di fondamentale importanza che il movimento antispecista si apra al mondo, si apra alla società, poiché è nostra convinzione che la liberazione animale, il termine, la fine dello sfruttamento di tutti gli esseri senzienti sul pianeta possa avvenire solo attraverso una mobilitazione politica, nel senso appunto di collettività, come diceva Maria Giovanna prima, unendo tutte le forze dei movimenti di liberazione in senso generale che esistono, perché esistono. In particolare credo che sia necessario, fondamentale, che l'antispecismo si configuri come unito indissolubilmente all'ecologismo serio, perché ci sono tante sfaccettature a una parola, dentro questa parola si racchiudono molteplici visioni appunto del mondo, della natura, di come funziona, eccetera. Ritengo veramente indispensabile che l'ecologismo e l'antispecismo diventino una cosa sola. A tale proposito poi qui c'è Filippo Schillaci che in un suo intervento una volta parlò dei pezzi intonsi di una bicicletta che va montata insieme. Ecco, io credo che sia arrivato il momento in cui tutti noi dobbiamo lottare a rimettere insieme quei pezzi della bicicletta e a rendere questa bicicletta efficace. E ritengo anche che dobbiamo aprire i nostri confini non solo per creare quindi dei sodalizi di lotta, ma aprire i nostri confini perché è proprio la società contro la quale noi, tra virgolette, lottiamo, alla quale noi parliamo, che deve cambiare insieme a noi, cioè noi dobbiamo cambiare con la società, non possiamo metterci in posizioni antitetiche. Quindi questo cambiamento avverrà soltanto quando, forse, unendo le forze, riusciremo a toccare capillarmente tutti gli ambiti della vita umana, che sono quegli ambiti che devastano di fatto il mondo nel quale noi viviamo. E come manifestazione più evidente distruggono, annientano l'esistenza di miliardi di esseri senzienti. Non so se il tempo che ho a disposizione è già terminato, non ho più pallida idea. In merito al veganismo invece vorrei dire una parola perché mi sento chiamata in causa anche io. Proprio perché ho assistito personalmente, ho partecipato personalmente a questi scontri, tendenzialmente la mia posizione è la stessa che ha illustrato Maria Giovanna e le motivazioni per le quali, come ho detto prima, sposo le considerazioni di Maria Giovanna sono più o meno le stesse. Vorrei sottolineare che ad esempio per Animalia Veritas, in quanto associazione di volontariato, non ha uno statuto come quello appunto che voi avete costituito sulla base di quello dei radicali italiani, ma allo stesso modo in quanto associazione di volontariato ci obbliga ad acconsentire, ad accogliere chiunque desideri associarsi. Quindi credo che se esiste questo tipo di regola all'interno delle realtà associative, un perché ci debba essere. È certamente vero che se ci si ritiene antispecisti perché si lotta per terminare, per far terminare lo sfruttamento degli animali, ovviamente siamo in contraddizione se poi ce ne nutriamo o li indossiamo, ma ritengo, come ho sempre detto, che sarebbe una contraddizione
personale, individuale, un'incoerenza intima, perché la scelta vegana è una scelta intima e può, diventa, anzi deve diventare anche una testimonianza certamente individuale, ma non è la strategia per lottare contro lo sfruttamento animale. E quindi è molto sottile il limite che configura la coerenza individuale con la coerenza pubblica e quindi poi politica di quello che io rappresento all'esterno. Ma certamente se individuiamo nel veganismo una scelta individuale e intima, noi che siamo vegani non abbiamo alcun diritto di imporre all'altro, semmai per andare in linea con quello che ho detto prima a livello generale è attraverso l'accoglienza e la condivisione che si possono cambiare le cose, quindi sono certa che il veganismo da parte di chi ancora non l'ha abbracciato potrà essere più vicino attraverso l'accoglienza, attraverso la condivisione, attraverso il lavoro che si può fare insieme contro lo sfruttamento animale, piuttosto che mettendo dei paletti, dei muri, additando e chiudendo, barricandosi all'interno di un mondo che poi in realtà è un mondo minuscolo all'interno del pianeta uomo, del pianeta civiltà umana e quindi del pianeta in senso più ampio. Quindi buon lavoro ragazzi, spero che continueremo a collaborare sempre più spesso e buona lotta. Grazie. Continuiamo sempre in qualità di ospite, do la parola a Filippo Schillaci. Grazie. Allora, io penso di potermi presentare come un antispecista che da qualche tempo ha concentrato la propria attenzione, come diceva Barbara poco fa, su quelle che sono le relazioni funzionali esistenti tra i vari pezzi del movimento alternativo, che appunto con quel paragone che facevo tempo fa, come una bicicletta di cui sì abbiamo tutti i pezzi, ma li abbiamo disparsi per terra e pertanto inutilizzabili. Dobbiamo montare la bicicletta, ecco, questa è una cosa importantissima. E quindi mi ha fatto molto piacere a suo tempo quando sono stato invitato a parlare delle relazioni esistenti fra due di questi pezzi, antispecismo ed ecologismo, cui io ho voluto aggiungerne un terzo, cioè la decrescita. E infatti da qualche tempo ho scelto conseguenza diretta del fatto di essere un antispecista, ho scelto di collaborare con il Movimento per la Decrescita, essendo la decrescita la prassi corrispondente al modello culturale antispecista, pur consapevole del fatto che quel contesto lì attualmente è viziato da, da un'impostazione ancora fortissimamente antropocentrica. Però conseguente diciamo, all'attuale contingente stato di elaborazione del concetto di decrescita, non a qualità intrinseche del modello della decrescita. Un altro contesto che penso sia fondamentale approfondire è quello del rapporto tra antispecismo e non violenza. È un qualcosa che, di cui credo che coloro che appartengono al movimento non violento siano in un certo senso inconsapevolmente consapevoli. Tanto è vero che c'è un piccolo indizio interessante che molto spesso, nel mio caso, secondo me, è sottaciuto da chi cita queste persone. Molti dei maestri della non violenza hanno fatto scelte vegetariane o vegane. Tolstoi, Gandhi, Capitini, Vanzo del Vasto, fino ad arrivare a Terzani, che vorrei accostare a
quegli altri nomi, nonostante, anzi, a maggior ragione, tutto il processo di banalizzazione che il suo pensiero ha subito dopo la sua morte, che considero uno dei più grandi crimini culturali di questo inizio del XXI secolo. Terzani ha dimostrato al contrario di essere un pensatore molto profondo. Bene, non soltanto queste persone avevano concretizzato il loro pensiero in una scelta alimentare, bensì in tutta una serie di pratiche di vita caratterizzate dal, diciamo così, da quello che si potrebbe chiamare un basso impatto, la leggerezza sul cosiddetto ambiente. Però cerchiamo di essere un po' concreti, cioè di usare le parole giuste. Quindi questa parola ambiente, traduciamola in italiano, cosa significa ambiente? Significa comunità viventi. Quindi cosa significa basso impatto sull'ambiente? Significa agire in maniera non violenta nei confronti delle altre comunità viventi. Non a caso, infatti, i grandi maestri tutto il contesto della non violenza è stato fautore, promotore, ante litteram, di tutte quelle pratiche di vita che poi altri in seguito avrebbero chiamato decrescita. Ecco, quindi c'è nell'ambito del movimento non violento una sorta di potenzialità antispecista, voglio dire, anche se non è stata mai elaborata una teoria antispecista da loro, ma forse anche perché il movimento non violento ha una impostazione essenzialmente pratica piuttosto che teorica. Quindi tornando adesso a parte in causa, il fatto di vedere un'associazione che è antispecista ma si preoccupa moltissimo di queste connessioni, di queste relazioni essenziali senza le quali ciascun pezzo del movimento alternativo è incompleto e pertanto destinato a fallire, per me rappresenta un evento di portata cosmica. Vorrei concludere, se non ho il tempo, raccontando una storiella che mi è stata inviata anni fa da un mio corrispondente di allora, che non ricordo più come si chiamava. La storiella è questa: un tale muore e va in paradiso. E, arrivato lì, si trova, si spalancano davanti a lui le porte del paradiso, si trova di fronte a un luogo ovviamente stupendo. Vallate, monti, boschi, prati, scoiattoli, farfalle, mamma antilope che prende il tè con mamma leonessa perché tutti vanno d'accordo tra loro, nonna rinoceronte che nel frattempo bada alla leoncina, alla piccola antilope, insomma, tutto in armonia con tutto, tutto stupendo, e lui comincia lì la sua vita da anima aperta. Fa lunghe passeggiate, conosce le altre anime beate, e durante una di queste passeggiate, in una enorme foresta, si trova di fronte un muro enorme, una muraglia spaventosa, altissima e lunghissima, non si sa dove comincia, dove finisce. Incuriosito anche il compieto, comincia a percorrerla, cammina, giorni, mesi, anni, millenni, tanto tutta l'eternità davanti. Alla fine, dopo un tempo lunghissimo, si rende conto che camminando attorno alla muraglia è tornato nel punto di partenza. Questa muraglia racchiude un'area gigantesca, enorme. Cosa ci sarà di là? A quel punto si ricorda delle luci che gli avevano installato all'atto dell'accettazione in paradiso, non tutte le anime beate, lo sappiamo che hanno le luci bianche. Allora è arrivato il momento di collaudarle. Prova ad agitarle, sì, funzionano. Prova ad agitarle più velocemente, sì, comincia a sollevarsi, si solleva ancora di più, sente di più, finché arriva al bordo della muraglia. Si mette lì così, guarda dall'altra parte
e se la muraglia lo aveva sconcertato, quello che vede dall'altra parte lo sconcerta ancora di più. Perché quello che vede è una enorme, immensa distesa di terra vuota, nuda, non arida. Sembra così a vederla una terra non dissimile da quella che ha alle sue spalle, che ospita la foresta, ma non c'è niente, né un singolo filo d'erba, ma giusto nulla. E in mezzo a questo vuoto vede delle anime apparentemente identiche a lui, pure l'uno con le luci bianche dietro, che stanno lì, qualcuno fermo, qualcuno seduto, qualcuno che cammina, qualcuno che svolazza svogliatamente qua e là. Boh, torna giù. Torna giù e riprende la sua vita di anima beata, però ovviamente quello che ha visto rimane in mente. Finché un giorno prende il coraggio a quattro mani e va su nella direzione megagalattica del paradiso a chiedere spiegazioni. Va lì, io ho visto Fantosimo, si aspetta adesso una porta gigantesca con un'insegna al neon, in paradiso. Il lettore megagalattico, molto modesto, quindi porticina, direzione scritto a matita, bussa, avanti, dice una voce gentilissima, lui entra, il direttore, come sappiamo tutti, è San Pietro, e è lì che sta giocando lì col suo cagnolino, e lui entra, venga, si accomodi, e buongiorno, cioè, no, ma eccellenza, diamoci del tu, e sì, insomma, io volevo un'informazione, prego, prego. E, dunque, sa, io girando un po' in tondo qua e là, imbarazzatissimo naturalmente, sa, a un certo punto mi sono trovato di fronte un muro. Il muro, questo caso. Sa, io non so se ho fatto bene, ma mi sono permesso di dare un'occhiata al di là, non so, forse non dovevo, ma no, che non dovevo. Qui non abbiamo segreti per nessuno, mica siamo imbarcati. E vabbè, sì, insomma, io ho visto quelle anime lì, su quel deserto, in quel posto freddo, cioè, ma che hanno fatto per mettere una cosa del genere? Ma forse, forse è l'inferno quello che ho visto. No, è inferno, fa parte del paradiso, che è quello, del paradiso, quello. Un momento, adesso lo spiego. Allora, quello che hai visto tu, e quelle anime che hai visto tu, sono le anime di coloro che in vita credevano che dopo morti in paradiso ci andassero soltanto gli esseri umani. E allora noi, siccome ci credevano veramente tanto, per non deluderli, abbiamo realizzato quella zona dove ci sono solamente loro. Niente animali, niente piante, niente, soltanto loro. E loro sono là. Ecco, un orizzonte circoscritto alla specie umana ci porta esattamente a questo.